Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi la storia della PlayStation 1. Oggi andiamo a vedere 5 giochi in velocità, ovviamente, ma andiamo un attimo a capire la storia della Play 1. Resident Evil. Tomb Raider. GTA o Grand Theft Auto. Dino Crisis. Metal Gear Solid. Non mi ricordo un cacchio di questi giochi, probabilmente faremo 10 minuti, tipo neanche il primo livello, nel senso neanche i primi 3 minuti del primo livello, però va bene. PlayStation 1, scatolone ufficiale. Console. E siamo pronti, ragazzi, a dominare. Adesso porterò parecchia PlayStation 1 perché poi ci sarà anche la serie giochi trash PS1, eh. Quindi mi raccomando, raga. Il come vuole portare la storia del videogioco, ma fatta in maniera un po' così. Ragazzi, si parte. Partiamo con Resident Evil e godo. Bene. Ok. Non incazzatevi se non riuscirò ad andare avanti dopo i primi 2 secondi di livello, ma tipo non gioco da 62 anni, 3 mesi e 11 giorni. Vediamo un po'. Gioco che ovviamente ha fatto la storia di questa console. Piraci. Quando leggevo Piraci ero felice. Sono quelle cose un po' strane della vita. PlayStation 1, Beppe, Play 1. Cacca. PlayStation 1 più DualShock 229. No, scusate. Panico, paura. Eccoci qua, raga. Entriamo nel magico mondo. Mamma mia. Vai. Resident Evil. E comincia l'avventura, Beppe. Oggi vediamo un po' di storia, Play 1. Luglio. Brasile, Francia, 3-3. Scusate. Rock and Forest, Rock and Forest. La tensione sale. Purtroppo abbiamo la versione francese, ma come ho già spiegato, cerco di trovare le migliori occasioni per avere più cose possibili, nel senso, visto che non colleziono solo videogiochi, ecco, collezionando solo videogiochi è chiaro che prenderei di tutto il top, però vendo anche altre 2-3 collezioni e voi sapete quante, devo un po' fare necessità virtù. Beh, però sono un po' veloce perché sono 5 giochi a far vedere, c'è cioè un po' di panico. Il classico panico cubandiano. Siamo alla tenuta, tenuta. Vai, raga. Questo gioco per l'epoca era, diciamo, un'angoscia atroce. Ricordo che giocava mio amico e facevo fatica a giocare. Cioè, nel senso, mi dava ansia, era piccolo, tutto buio, 11 di sera, ciao, il panico. Non si sa il perché, ma era così. Un po' come il dinosauro della Tomb Raider, cioè. Guardate che roba, ragazzi. Captain Wesker, Capitan Wesker. Capitan Bacotto, vai. Stop it! Don't open that door! But Chris Oh my god. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Vai, Chris is Jill. our old partner, you know. Okay. Let me handle this. Cioè, Stay guardate, alert. ragazzi. Era tutto un po' curioso una volta, però c'era un mistero di meravigliosità incredibile. Era tutto così. Ho voluto giocare su PlayStation 1 perché quando facciamo video così, ma poi il mio gioco su Play 2 è tutto, perché mi è più comodo. Però quando c'è il video, vai di Play 1.
Bene. Mamma mia. No, vabbè, ciao. What? What is this? What is this? Sangue giovo. Blood. Do sangue. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. E qua, ragazzi. Siamo su Resident Evil. Allora, vediamo un attimo, adesso devo ricordare, che non in italiano, oltretutto. Panico, paura. Bene. Ok. Un pendolo, bello. Ok, noi guardiamo tutto. Guardiamo tutto, Beppe. Ho un po' paura. Ho un po' paura, Beppe. Concedetemi un po' di paura. Oh my God. No, niente scherzi, Beppe, niente scherzi, per piacere. Ok. Vabbè, no, madonna. Oh, quei controlli vecchi, veramente, sono diventati una rippa. Sono diventato un pippone atrocissimo, Beppe. Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Ciao bella, ciao. Oh madonna, dire queste cose non è positivo. Chiedo perdono. Attenzione. Oh my God. Ciao. Da piccolino, 10 anni, 8, quello che è. Vedere queste cose non è proprio simpatico, zio, ok. Kenneth Anderson, no, esatto, giocatore del Bologna. Niente. No! Ma non ho un cazzo? Oh, madonna! Ho il panico! Cazzo devo fare? Ricordo. Non ho una pistola, qualcosa. Non ho una pistolotta. Un pistolotto, eh. Eccola qua. Barry? Barry? Datemi una pistola. Joe, it's a monster! It's a monster! Perfetto. Già il pendolo mi fa un'ansia. Io spero si veda anche bene, perché non è facile questo gioco qua, soprattutto è un po' compliché.
Cioè, guardate com'era fatto, cioè, nel senso, adesso pensare a un gioco così che ogni istante devi caricare tutto è un po' da panico, però va bene, insomma. Help me look for him, Jill, and don't leave this hall for the time being. Andiamo su, andiamo su. Vediamo anche i minuti. Siamo già a 10 minuti, cacchio. Raga. Per far vedere tanti giochi, diciamo che il succo di questa serie che faccio adesso, di queste, diciamo, dei giochi storici della PlayStation 1, è quello di far vedere, insomma, i giochi scatolati, quindi la console, tutto quanto. È chiaro che per far vedere il gioco completo, comunque in parecchi livelli, cioè devo stare qua a far solo quello, diciamo, se no non ha molto senso. Però voglio farvi vedere 5, perché sono tra i 5 più iconici, diciamo, della history of PlayStation 1. E niente, raga, questo è Resident Evil 1. Dino Crisis o Crisis, lascio a voi la scelta. Secondo gioco che vediamo. Ok, secondo me sarà, penso, un video sull'Xbox Classic. Dopo invece ci spariamo e voglio fare proprio i giochi, diciamo, trash che ho per PlayStation 1, che non sono pochi, ragazzi, non sono pochi, a meno che io reputo trash, magari per qualcuno sono una delle cose più belle e meravigliose del mondo. No, aspetta, però posso fare questo errore, non si può, eccolo qua. Virgin Interactive, mamma mia, mamma mia. Tum 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 tum. Solo tirannosauro, scusate ragazzi, momento di panico. Vediamo se c'è qualche opzione. Ciao, anche questo è in francese. Facile, facile, facile. Tanto vediamo sempre quei 10 minuti. In realtà anche meno, perché se vogliamo vederli tutti, sennò il minuto di 50 minuti è un po' lunghetto. The second report from military experiment facility. Agent name Tom. E Jerry. Devo andare un po' avanti, mi dispiace, per far vedere queste cose, ma devo far vedere tutto velocemente, per far vedere un po' tanto le collezioni comandiane e cos'erano i videogiochi negli anni 90 soprattutto. Eccola qua, grafica perfetta con una luna maestosa. Sono Dino Crisis, sì. This is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Ok. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Dai che impariamo il francese, ragazzi. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, that song. Leave the guards to me. Ok. Anche questa atmosfera, diciamo, abbastanza inquietante. Just like Gail has. Questo smartwatch, no? Tutte impostazioni così, i giochi di quell'epoca. Quando vediamo un bel culetto, già questo è positivo, insomma, per tutto. Ok, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I clear the room. Ok, Giorgione Wea. Capito io. Oh. Ok.
E comunque la cosa in comune di questi giochi, sangue. È così. È così. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Cioè, io farò vedere proprio com'era la grafica, com'era l'impostazione di gioco, come si caricavano i livelli e le stanze. Cioè, stiamo parlando di un altro mondo, sono passati 30 anni. 30 anni magari no, ma 20 sì. Più di 20, dai. Proiettili, bossoli, vai. Cosa c'è? Stockage, the smooth release. La parte bella del gioco è proprio vedere lei di schiena, comunque. Allora. Valutiamo. Quanto? Chiave. Ok, basta. Grazie. Ok. Che cosa erano? Munizioni? Non riesco a prenderle? Mi ricordo un cazzo. Ok. Qualcosa abbiamo preso qua. Cioè ogni... Capite? C'è una distanza così. Aspetta, adesso sarebbe improponibile... giochi così. Vediamo un po', esploriamo. Non si può. Questo dovrebbe vedersi teoricamente, sì. Oh. Diciamo che i giochi che mi ricordo di più sono GTA e Tomb Raider. Ecco, di quelli che facciamo vedere. In realtà tanti non li giocavo, io li giocavo con i miei amici e me li guardavo, perché comunque certi giochi preferivo guardarli, non credetemi il perché, ma è così. Posso tornare da suo stronzo? No. Ok. Rick can handle the inside of the facility on his own. Sta calmo, sta calmo. Cioè, guardate la sensualità che ho, sensualità a dir poco devastante. No, qua non si può, che purtroppo è chiaro, non avendo la lingua italiana già mi ricordo niente. Cioè, questo è un po' un limite, però attenzione, si può play. Diciamo che assomiglia tra virgolette un po' come atmosfera, di grafica e tutto a Resident Evil, però diciamo che questa serie qua non è riuscita ad andare avanti, già il 2 era una cosa completamente diversa e meno bella, e diciamo questo è il gioco, ecco. Molto bene, mi fa piacere, mi fa piacere. What are you doing here? Sì, sta buono. I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Ok. Apriamo la porta e ci becchiamo, no? Qualcosa, ci becchiamo qualcosa. Ci becchiamo qualcosa. Esploriamo un po'. Mi fa un po' ridere pensare che è tutto così. Giochi che hanno fatto la storia di tutto. Adesso ci lamentiamo se la grafica non è perfetta, se l'anti-aliasing è così, ecco lì. Attenzione, come potete vedere, sono giochi sempre allegri, giochi allegri. L'uomo è un po' andato. That's disgusting. È disgusting. Guy's been eviscerated.
Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be. Beh, dai, è giusto bene, diciamo che sta bene l'uomo. Okay, let's move on. L'uomo sta bene. Raga, andiamo con il prossimo gioco. Come potete vedere, l'allegria regna sovrana nei primi due giochi della storia della PlayStation 1. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, vabbè, questo ancora meno ha bisogno di presentazioni. Uno dei giochi forse più iconici della History of PS1. A volte quando parlo così in inglese vi chiedo perdono, perché la maestria del parlare così me l'ha insegnata un certo... non lo so. Sto vaneggiando, ragazzi, sono qua che mi sto rilassando, sono in ferie. Tra poco vado anche via con la cumendina e si gode. Konami. La KC e Tokyo. Vi ricordate la KC e Tokyo sui giochi di Wispro? Konami Computer Entertainment Japan Prison Hideo Kojima Games Alaska Mar di Bering. The History. De recyclage d'armes nucléaires de Shadow Moses dans l'archipel Fox en Alaska. Ah, questo è francese, anche il Tomb Raider che ho preso ancora all'epoca. Dirigé par des membres. GTA non credo, però. La Francia è insolata. Andiamo avanti perché so quanto conosci tutti sta storia. Anche qualche opzione. Niente di eccitante. New game. Easy. Qua entriamo veramente su un capolavoro di proporzioni biblichette. Cioè, se penso veramente... cioè, io quando vedo questi giochi dico, ma cazzo, ma... per carità, per l'epoca ci stava tutto, ma adesso avevo delle pretese su tutto, cioè, vediamo un gioco, perfetto. Ma che manca qualcosa e ci incazziamo. È vero che i giochi di adesso non hanno più sicuramente la fantasia di inventiva di una volta, c'è cioè tutto grafica e fanculo. Però siamo anche un po' imborghesiti, come si suol dire. Ci siamo un po' imborghesiti, dai, un pochino sì. Poi c'è Cecil Hopkins, ragazzi, con Cecil Hopkins io sono più tranquillo, sinceramente. Con Cecil Hopkins si gode. Ici Snake, colonel. Est-ce que tu me reçois? Et le colonel. Et la préposition. Et qua è l'inizio del mito. Aspetta un attimo, ok. Cioè, sono le atmosfere, dai, aspetta un attimo. Oi? Grazie. Aspetta un attimo che non vorrei morire così, grazie. Ok. Ecco, la cosa che più mi viene meno sono i controlli.
però qua veramente l'atmosfera, il tutto era qualcosa di indescrivibile. Scusate ragazzi, telefono. Tu dois attendre que l'ascenseur arrive. Cache-toi quelque part pour le moment. Sì, sì, l'ascensore, vecchio, sì. Ok. Ma ogni volta che devo registrare è pazzesco, cioè, è pazzesco. Il cume ricercato. Un attimo. Merda. Vai, vai, vai. Muovite. E si gode, e si gode. E vai, raga, e vai. Metal Gear Solid, ragazzi. Non un gioco, ma un'esperienza di vita. Hardcore Dirt by Yoshi Shinkawa. Questa è la storia, ragazzi. Metal Gear Solid Tactical Espionage Action. E saliamo verso l'Eternity Glory. Che giochi, però, ripeto, parliamo di anni 90. Font le centre de recyclage. Ça a été long. Je suppose que tu te sens un peu rouillé. T'inquiète pas, mes vieux réflexes commencent à me revenir. La combinaison est-elle efficace? Je suis bien au sec, mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue. Quelle lingua, un peu curieuse le français. C'est la RSK, vous savez. Voilà, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en esquimau. C'est un peptide antigel, Snake. Gli ultimi istanti e poi passiamo a GTA. Più che 18 ore. Snake, vous êtes le petit point brillant au centre. Vos ennemis, les petits points rouges, les petits bleus représentent leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens.
Fatin Shion Snake, Fatin Shion. Snake. Io capio. Perché visto che è tutto meraviglioso, però voglio far vedere almeno un pezzettino di questo punto e poi andiamo. Si tu veux entrer, voici la porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Ah, que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer. Une sentinelle. E questo, ragazzi, è Metal Gear. Ripeto. Vabbè, ho fatto la cagata. Muri, vai, vai, vai. Merda. Vediamo se riusciamo a scappare e salutiamo tutto. Oh yes. Merda. Ciao. E niente raga, questo è Metal Gear Solid Grand Theft Auto. Questo mi ricordo, visto la prima volta, sono rimasto scioccato tra rutti e quant'altro. Qua proprio c'è stata, c'è questo gioco, ho detto ma che cazzo tirano fuori. Io mi ricordo ancora, allora il mio amico che mi fa vedere questo gioco, aveva la demo e vedi che fa le che rutta, che ruba macchine dall'alto, ma che cazzo è? Tutto l'hai pensato, ma no, che diventasse uno dei giochi più devastanti, iconici della storia videoludica. Sì, proprio pazzesco. Sinceramente, boh. Dopo quando l'ho visto di no, non più dall'alto, ho detto, ma no, fio, la rara, poi è diventato quello che tutti noi sappiamo. Questo ovviamente non è un modo di far vedere i giochi, so che li conoscete anche meglio di me, però è un modo mio con voi di ripercorrere la storia dei videogiochi, della storia dei videogiochi, insomma. Bene. Grand Theft Auto, copyright 1997. Vai, finalmente lavoro italiano, godo. Liberty City, mamma mia. Qua proprio entriamo nel gota. Qua si entra nel gota dei grandi. No, mamma mia. Cioè, raga. Forse è meglio prendere la macchina. Riusciamo a rubarla. Prendiamo un attimo la macchina, va? No vabbè, cioè ragazzi, ma cosa stiamo a fare là? Vai. Vabbè, qua fiori non so cos'altro dire. Una macchina nord-est, 4, la prima degli sbirri, se no sei morto.
Vai. Cioè, qua fino a... non so cosa commentare. Chiaramente questo Tomb Raider sono quelli che ho giocato di più da piccolo, Chiaramente avete detto, io me ne sbatto, platino, non platino, ripeto, io ho collezionato tanto, non posso di tutto prendere il massimo, perché sennò fino alla povertà regna sovrana. Sono veloce però. Porta la macchina al garage. Mamma mia, mamma mia. Nostalgia, portami via. Ma vai fuori dai maroni. Andiamo di qua, cosa succede? Vabbè, dovevo farlo. E si gode, Beppe, e si gode. GTA, GTA. Ma se andiamo... ce la faremo passare? È grande Cuba! Dove cazzo stiamo andando? Non si sa! Stiamo prendendo una strada un po' bizzarra, Beppe. Credo che dobbiamo un po' girare. Ta-na-na. Oh, la macchina come la mia, astruzzo! Ma guarda, guarda sto stronzotto in limousine! Ok, bene raga, questo è GTA, qualcosa di indescrivibile. E chiudiamo con Tomb Raider e con delle bocce importanti. Questo è quello che ho giocato di più in assoluto, ovviamente, ma non per le bocce, forse. Mi ricordo quanti anni ho provato a fare l'area nuda, così. E vediamo, piraci signori, piraci. Vai. Los Alamos, New Mexico.
Tomb Raider. Anche qua parliamo di qualcosa di incredibile, che l'ho giocato per una volta nella demo. C'era quella demo che mi pareva Indiana Jones al femminile. Beh, questa intro, non so, probabilmente la conosce anche chi non ama i videogiochi. Ma tutti noi volevamo Lara nuda. Ta-dan. Si apre il portone. Mo so cazzi tua! Guardala! Ormai però. E questa forse è l'immagine più iconica del primo Tomb Raider. Mamma mia, che bocce. Bellissimo, ricordo questo caricamento così, ciao. Qua sale la lacrimuccia, ragazzi. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Massi. Olè, olè. Ta, 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 ta. Ata! No! Guardate che roba. Questo graficamente mi piaceva troppo, ma no, ripeto, non solo per le bocce di Lara, lo giuro. Ero un po' maniaco, ma ingiusto. Madonna. Che pacco però. Fiori? Ok, forse. No, mi sto incazzando. Ho il joystick andato. Dai, per piacere. Eccolo. Volevo il pipì. C'è qualcosa qua. È incredibile, per quanto non può aver giocato un gioco, non mi ricordo niente. Addirittura faccio fatica a poner i tasti, ormai ho la... Cazzo. Ma puttana miseria. Perché sparo col tasto sbagliato? Va bene, va bene. Sei un grande, Marchetto, sei un grande. Devo prendere c'è la medica di là, mi sembra. Mi pare, non vorrei dire stronzate. Se sparo stronzate, chiedo venia. Ta, 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 ta. No. Ma noi vogliamo Lara nuda.
fai sul serio. Sì, bravo. No, 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 mi sto nervosendo, ho capito le tette di Lara. Beh, non ricordarsi i tasti è fantastico. Tutto regolare. Tutto iper regolare. E niente, ragazzi, questo è la Tomb Raider, un giocone storico dove per alcuni si rende conto veramente di essere un anzianotto ormai. Aia. Proprio i tasti, il problema sono i tasti, perché ho proprio ormai la mia testa è settata su gli analogici, le robe. Ed è grave, ragazzi. È molto grave. Però vedere questi paesaggi ti ritorna alla memoria tutto quello che è stato. Ah, sì, è vero! No, dai, speriamo che andiamo. No, i lupi. Buono. Raga, un saluto al comandante veneziano, abbiamo visto la storia dei videogiochi un po' in velocità, ma più che altro che la storia del cume, con giochi magari visti da amici e giochi giocati, ma adesso non mi ricordo più una mazza. Ciao!